Ciao ragazzi, eccoci qua. Tanto devo ringraziarvi perché sul secondo canale su Instagram, su TikTok, per chi ancora magari non mi segue su TikTok, è l'occasione giusta per farlo, ho iniziato a caricare, no? Una serie di video che si chiama Spoiler dal futuro. Ho caricato il primo ieri, stiamo caricando il primo già oggi, probabilmente quando uscirà questo video, il TikTok, il video dappertutto, su tutte le piattaforme sarà già online, è andato incredibilmente bene. Segno che mi è piaciuta l'idea, molto molto semplice, molto banale, molto simpatica, mi fa un sacco piacere, quindi vi invito a seguirmi un po' su tutte le piattaforme, alla fine in descrizione trovate tutti i link dei miei social network dove bene o male quotidianamente pubblico sia da una parte che dall'altra, insomma. Passate in descrizione, seguitemi su tutti i social che trovate, cliccate un po' tutti i link per non rimanere mai senza la vostra dose quotidiana di glucatogene. Pensate un po', che fortuna che avete, eh? Potrete raccontarlo ai vostri figli. Allora, oggi vorrei parlare di un giocatore in particolare, che è Manuel Locatelli, perché l'abbiamo un attimino lasciato lì da parte e ci sarà bisogno di parlare di Locatelli, perché secondo me il fulcro del discorso è il seguente: questa Juventus ha bisogno di qualità tecnica. E dove la vai a prendere la qualità tecnica? Dai giocatori con i piedi buoni. E notoriamente quando una squadra gioca bene o comunque riesce a fare determinate cose è perché nella zona nevralgica del campo, cioè a centrocampo, c'è più qualità rispetto al solito. E attenzione che il centrocampo a 3 col vertice alto potrebbe essere realizzato appunto da Locatelli. Un altro giocatore è Paulo Dybala, che ha qualche problemino con il rinnovo. Ed è per questo che vi invito a scaricare OneFootball, dove potrete trovare tutte le novità, tutte le notizie aggiornate in tempo reale per quanto riguarda la Juventus, i giocatori della Juventus, le trattative, le probabili formazioni, come abbiamo visto nel video di ieri, dato che Napoli-Juve sarà una partita molto complicata, e dove potrete anche vedere la nazionale, che cosa farà nel giro di questi giorni, insomma, per un'applicazione che va a racchiudere tutte queste cose in un unico spazio. C'è OneFootball, è gratis, anche il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione. Dicevo, qualità a centrocampo, una parola che ci è mancata negli anni. Bene o male, l'ultima volta che abbiamo usato concretamente il 4-2-3-1 a livello cronologico è stata la stagione di Maurizio Sarri, sul finale di stagione, quando Sarri abbandona il 4-3-3, passa al 4-2-3-1 per far acquisire Dybala e Cristiano Ronaldo. Perché Sarri è arrivato a questa conclusione? Sarri parte con il suo canonico 4-3-3, lo alterna ogni tanto al 4-3-1-2, poi si accorge che purtroppo il centrocampo a 3 non è sostenibile e purtroppo il 4-3-3 ti impedisce appunto di mettere Dybala e Ronaldo insieme. Era per quello che aveva provato il 4-3-1-2. Purtroppo con scarsi risultati, poiché per mettere Dybala e Ronaldo insieme ti serviva anche un trequartista e lui, l'unico giocatore che aveva visto nella rosa, giustamente anche mi viene a dire riguardando quella rosa, quelle caratteristiche da giocatore per la tre quarti, era appunto Aaron Ramsey. Non devo aggiungere nient'altro perché Ramsey in 2 anni di Juventus e l'inizio di questa stagione abbiamo capito che tipo di giocatore è, un giocatore che ha anche delle potenzialità volendo. Purtroppo debole a livello fisico, forse debole anche a livello mentale, che percepisce uno stipendio troppo elevato per quelle che sono le ambizioni e le casse della Juventus di questa stagione e che era il principale indiziato per alistare i partenti. Ha puntato i piedi, non è voluto andare via, nessuna squadra ha offerto concretamente, dovesse esserci stato qualcosa, comunque l'ha rifiutato, ha voluto rimanere alla Juventus. Suo diritto, ovviamente, è stato addirittura inserito in lista Champions, quindi da oggi torniamo tutti, no? Fan di Aaron Ramsey, sostenitori di Aaron Ramsey. Ma nel concreto sappiamo che è un giocatore che non ha rispettato le attese. Dicevamo, per far coesistere quei due giocatori si è andati sul 4-3-1-2. Poi la mediocrità del centrocampo della Juventus e dei giocatori che facevano parte del centrocampo della Juve ha costretto Maurizio Sarri a ridurre il numero di centrocampisti, in teoria almeno, perché in realtà era comunque un 4-3-3 con Bernardeschi sulla destra, Matuidi sulla sinistra e due centrali in mezzo. Alla fine i centrocampisti erano sempre tre, però Matuidi e Bernardeschi si occupavano molto di più del lavoro sporco, lasciando liberi Dybala e Cristiano Ronaldo di dialogare tranquillamente. E io mi ricordo, andatevi a rivedere qualche video di quelle stagioni lì, di quella stagione lì, di quei momenti lì. L'idea di Sarri è stata grandiosa, non solo perché poi abbiamo vinto lo scudetto, perché Paulo Dybala è risultato decisivo tanto da guadagnare il titolo di MVP della Serie A, quanto più perché in più di un'occasione arrivavamo a pensare che le uniche volte che riuscivamo a diventare pericolosi era perché Paulo Dybala riusciva a fare una giocata nella zona importante del campo, quindi sulla tre quarti, un po' vicino al centrocampo, un po' vicino all'attacco, era l'unico giocatore in grado di, bam,
accendere la luce. Con Pirlo questa cosa non è stata vera, perché Dybala purtroppo è rimasto fuori tante volte e il vero giocatore che si è preso sulle spalle il compito di accendere la Juventus è stato Federico Chiesa. Non dico Cristiano Ronaldo perché Ronaldo bene o male ha sempre fatto quello, cioè segnare, magari partire da lontano dalla sinistra come piace a lui, ma Ronaldo è sempre stato efficace nella sua avventura alla Juventus sotto porta, con un cross, con un colpo di testa, con una palla da rapace d'area di rigore, insomma facendo effettivamente l'attaccante, non giocando da centravanti ma facendo il centravanti, perché Ronaldo piaceva anche costruire l'azione, ma diventava veramente importante e efficace negli ultimi metri. E quindi mancava sempre il giocatore l'anno scorso in grado di accendere la luce, se non Chiesa e Cuadrado, che con il loro dribbling e saltando l'uomo riuscivano a creare superiorità numerica, andare al cross. Infatti tante volte l'anno scorso ci abbiamo scherzato sopra, è Cuadrado, no? Che l'unica azione che abbiamo è Cuadrado che crossa per Morato o per Ronaldo e poi incrociamo le dita, oppure Chiesa che prende palle e scarta tutti. Quest'anno la musica cambia, perché la Juventus lo sa, ne è consapevole, ce l'ha fatto capire, sapeva che c'erano dei problemi al centrocampo, sapeva che era lì che dovevamo intervenire. Infatti l'acquisto di Manu Locatelli, che è stato l'unico nome sul taccuino di Cherubini ed arriva bene, e anche pagato molto, perché era veramente una marea di tempo che la Juventus non pagava un centrocampista così, anzi una marea di tempo, esagero. Manu Locatelli è il giocatore che è stato pagato di più come centrocampista nella storia della Juventus, se escludiamo Arthur, dato che alla fine è costato 10 milioni, visto che la valutazione era sì gonfiata per lo scambio con Pjanic, ma hai tirato fuori 10 milioni. Pirlo l'hai preso a 0, Marchisio era già tuo, Vidal l'hai preso a 15, Pogba l'hai preso a 0, Pjanic l'hai preso a 30, McKennie l'hai preso a 20, Bentancur l'hai preso con il discorso Tevez più una quindicina di milioni, Rabiot, Ramsey l'hai preso a 0. Insomma, Locatelli è il giocatore nella storia della Juventus a livello di centrocampo pagato di più. Non è poco, Insomma, dato che non la sapevo neanche questa cosa, mi è venuto in mente mentre facciamo il video, deve darvi una chiara indicazione. Tante volte mi è capitato di sentire da parte vostra, e sono pienamente d'accordo con voi, che Locatelli non è un regista. Indubbiamente, anche secondo me Locatelli non è un regista. Ma il fatto che Locatelli non sia un regista non significa che Locatelli non farà il regista. Il regista non è un ruolo, è un compito. In quella Juve di Sarri, ok, il regista inizialmente era Milan Pjanic, partito anche bene nell'ultima stagione alla Juventus, per poi perdersi completamente nel momento in cui ha iniziato a sentire le sirene del Barcellona. Allora, l'abbiamo visto, post-lockdown Pjanic è stato completamente nullo perché aveva già la testa là. E cosa fa Maurizio Sarri, vecchia volpe? Non lo fa più giocare, fa giocare Bentancur. Ed è lì che tanti hanno fatto il ragionamento. Allora, Bentancur, che ha fatto un'ottima stagione con Maurizio Sarri, sta giocando al posto di Pjanic in quella posizione lì, Bentancur sta facendo il regista. Errore, grave errore. Perché è vero che Bentancur si è ritrovato a giocare nei due davanti alla difesa. Ai compiti di impostazione erano tutti di Paolo Dybala, che scendeva, andava a prendere il pallone, perché a centrocampo c'era poca qualità. Indubbiamente c'era poca qualità in quel centrocampo della Juventus, e cercava di portare il pallone più in alto, dove poteva fare la differenza. Ed è questo il ruolo che dovrà fare Paolo Dybala quest'anno, a maggior ragione per via dell'assenza di Cristiano Ronaldo, che notoriamente, lo sappiamo, aveva dei problemi a riempire l'area di rigore, perché come dicevamo prima voleva partire più da lontano. Invece Moise Kean o Alvaro Morata dovranno rimanere in area di rigore a fare da sponda, a fare da spalla a Paolo Dybala. Quindi già questo dovrebbe essere un plus per la Juve di quest'anno, il compito di fare il regista. Quest'anno abbiamo due registi, tante volte abbiamo parlato di doppio regista, intendendo due centrocampisti con i piedi buoni. Io credo che la Juventus giocherà col doppio regista perché Locatelli e Dybala faranno i registi, perché sono due giocatori sopraffini, due giocatori in grado di gestire tutta la manovra della Juventus, e la possibilità di avere Locatelli lì, ok, cosa che prima non avevamo, aiuta Paolo Dybala, perché non sarà più obbligato così tante volte a venire a centrocampo a prendere il pallone. Potrà giocare qualche metro più avanti, essere il vero e proprio raccordo sulla tre quarti offensiva della Juventus e inventare. Perché questa Juventus, lo abbiamo detto tante volte, non ha in Ken l'erede naturale di Cristiano Ronaldo. Ce l'ha in Paolo Dybala e Federico Chiesa. In tanti mi hanno detto, ma Dybala non può essere l'erede di Ronaldo. Ma indubbiamente, signore, indubbiamente Paolo Dybala non sarà mai Cristiano Ronaldo. Erede di Ronaldo significa che ci sono dei giocatori che devono assumersi delle responsabilità, e cioè quella di rischiare la giocata, per dirla a Bernardeschi. Ma non solo rischiare la giocata,
farla decisiva per vincere le partite. Paolo Dybala è un giocatore che può accendere la luce, soprattutto in Serie A. Non dico in Champions League perché ve l'ho sempre detto, a Paolo Dybala manca quello step successivo. Paolo Dybala in 6 anni, questo è il 7° alla Juventus, in Champions League sarà stato decisivo 4-5 partite, a esagerare? Un po' poco per uno come Dybala, su cui si vuole affidare tutto il peso della Juventus. Ed è questa la stagione da cui dobbiamo aspettarci tanto di più da Dybala. Soprattutto in un momento in cui bisogna rinnovarlo per renderlo effettivamente il centro del progetto a cifre molto alte e che vanno a raggiungere praticamente il massimo del salary cap imposto dalla Juve. A Paolo Dybala là davanti dove farà la differenza, come la dovrà fare Manuel Locatelli a centrocampo. Quindi tutto sistemato? Abbiamo risolto i problemi? Il centrocampo non è più un problema della Juve? La Juve da scudetto? La Juve da Champions? Non ho detto nemmeno questo. Ho detto che Manuel Locatelli è già il primo passo per risolvere i problemi. Negli ultimi tempi vi ho fatto capire bene o male quello che credo della Juventus, provando a prevedere il futuro a livello di presenza e di gol di ogni singolo giocatore. Trovate il video qua sul canale YouTube. E ora vi dico che nella mia idea di Juventus, Allegri arriverà a capire che purtroppo questa rosa a centrocampo è lunga, sì, perché hai 6 centrocampisti, quindi un numero accettabile, ma mediocre. E se McKennie è vero che non lo vede a centrocampo, ma più avanti, quindi preparatevi, perché secondo me McKennie lo vedremo ancora trequartista o esterno, esattamente come è stato l'anno scorso con Pirlo, rimangono Arthur, che in questo momento è fuori, Ramsey, che in questo momento è fuori, Rabiot, ok, Bentancur e Locatelli, dato che McKennie, dicevamo, lo vede più avanti. Sono 3 giocatori in questo momento, gli altri 2 che a livello fisico non sono sempre un po' indecisi, e Arthur, se sta bene, gioca in questa Juve, ve lo posso assicurare. E fai un centrocampo a 2 con vertice alto Dybala, Locatelli e Arthur Dybala, io sono convintissimo che lì il pallone viaggia con i tempi giusti, Arthur ovviamente più in orizzontale, Locatelli più in verticale, ma sicuramente lì vediamo una Juve con un gran palleggio, ma proprio ne sono convinto. Però è l'unica combinazione a 3 che ci permette di fare quella roba lì, quindi non possiamo puntare per forza su quello, perché appena ne manca uno, gli altri che poi giocano invece in panchina o che sono pronti a subentrare non hanno quelle caratteristiche, perdono più tempi di gioco, il pallone rallenta, quindi non avremo mai una Juve pienamente bella, ma secondo me con Arthur, Locatelli e Dybala sicuramente il calcio di Allegri potrebbe essere anche bello, perché non mi stancherò mai di dirlo, Allegri non è che gode giocare male, semplicemente il primo anno con un centrocampo di altissimo livello ha fatto giocare bene la squadra, poi il livello del centrocampo è sempre calato, è sempre sceso, e quindi il gioco è stato quello che è, come è stato con Sarri, come è stato con Pirlo, gli allenatori fanno con quello che hanno. E da Allegri mi aspetto qualche mossa, perché Locatelli non è il primo giocatore che non è un regista, ma che diventa un regista. Mi spiego. Dopo l'addio di Pirlo, la Juventus compra Khedira, che è l'erede di Vidal, ma non compra un erede di Pirlo. L'erede di Pirlo non c'è mai più stato, semplicemente perché la Juventus non è mai più arrivato un giocatore come Pirlo, forse perché nel mondo non è mai più nato un giocatore come Pirlo. C'è un Pirlo stesso che ci ha allenato, ma quello è un altro discorso. E cosa fa Allegri? In quella stagione ci fa giocare Claudio Marchisio davanti alla difesa, che non ha i tempi di gioco di Pirlo, ma ha ordine, ha sostanza, ha verticalizzazione e anche qualche gol nelle gambe. Ve l'ho detto qualche tempo fa, io il Locatelli rivedo Marchisio non per il livello in sé del calciatore, quanto più Marchisio era un giocatore bravo, non dico bravissimo, ma bravo a fare tante cose, con qualche picco da qualche parte, ma non era eccellente tipo Pogba nella fisicità, nel dribbling, nel tiro da fuori. Marchisio era bravo a fare tutte queste cose, ma non bravissimo a fare tutte queste cose. Pirlo, bravissimo a lanciare, bravissimo a verticalizzare, non bravissimo a difendere, effettivamente. Invece Marchisio era bravo a fare tutto, un equilibrio perfetto. Dovessimo dare a Marchisio una valutazione complessiva in tutte le abilità, gli davo 6,5 praticamente per tutto. E Locatelli lo vedo così. In nazionale ha fatto la mezzala, ci ha fatto vedere nella doppietta che ha fatto nei gironi di tutto dal lancio all'inserimento al tiro da fuori, per farci capire che è un giocatore completo. A Sassuolo l'anno scorso giocava esattamente in un 4-2-3-1 come immagino sarà la Juventus quest'anno, e faceva il compito, non il ruolo, di regista, perché Locatelli può farlo, può girare il pallone perché è bravo tecnicamente, ha buona visione di gioco, tempi giusti, giocate di prima, anche cosa non banale di questi tempi dal centrocampo della Juventus. E quindi questo è.
Ma Marchisio non è l'unico, lo stesso Pjanic. Pjanic arriva che dalla Roma addirittura più volte è stato schierato trequartista nel 4-3-1-2. Da noi arretra e diventa un regista, perché banalmente avevamo bisogno di un giocatore lì. L'anno scorso, io l'altro giorno ho detto, quando Arthur ha giocato non abbiamo quasi mai perso. Della gente mi ha detto, ti sei dimenticato Juve Benevento 1-0 dove Arthur la passa agli altri? E no, non me lo sono dimenticato, anzi Arthur è stato disastroso sia l'andato che al ritorno con il Benevento. Però mi ricordo di aver fatto un video in cui andavo a prendere tutte le partite con Arthur e senza Arthur, e la media punti della Juventus, ragazzi, si abbassava senza Arthur, che era una roba incredibile. Non ho detto che non abbiamo mai perso, ho detto che quando c'era Arthur la Juventus andava meglio. E perché? Perché c'era ordine a centrocampo, ragazzi, c'era ordine a centrocampo. Nella rosa dell'anno scorso, in mediana, Arthur era uno dei pochi in grado di tenere la palla in un certo senso, gestire la palla in un certo senso e regalare equilibrio e ordine al centrocampo. Un'altra mossa che mi aspetto da Allegri, dato che a sinistra io immagino che giocherà Chiesa nei primi momenti e Cuadrado a destra con Danilo e Alessandro Bassi, ma attenzione a De Sciglio perché potrebbe essere la variabile impazzita. Allegri ha detto, io Chiesa lo vedo meglio a destra, dove potrebbe esserci una fascia devastante con Cuadrado basso, Chiesa alto, anche se mia personalissima opinione nella Juve di Allegri, Cuadrado farà l'esterno alto, ma attenzione che sulla sinistra potrebbe nascere qualcosa di interessante, perché Allegri nel 4-2-3-1 ha fatto giocare Pogba, esterno in sinistra, ma soprattutto Mandzukic, che poi ci porta a Cardiff, e tra l'altro, lasciatemelo dire, mi è sceso una lacrimuccia quando Mandzukic si è ritirato, e ho fatto anche qua il reel, il TikTok, il video sul secondo canale in cui facevo vedere la mia reazione al gol di Mandzukic. E lì io mi immagino o Rabiot alla Pogba, dato che stiamo parlando di un centrocampista schierato in quella posizione lì, o addirittura paradossalmente più che Moise Kean, come tante volte ho visto in alcune idee di qualcuno, Alvaro Morata. Ma ve l'avevo già detto in qualche video scorso, perché Alvaro Morata? Perché Alvaro Morata è molto simile a Mario Mandzukic. Un giocatore che lotta, un giocatore che corre, un giocatore anche ben disposto tecnicamente, non eccelso, ma nemmeno un eccelso a pedali, passatemi il termine, un buon giocatore a livello tecnico, ma che non è che sia sto gran finalizzatore. Basti pensare che Alvaro Morata in Serie A il record di gol che ha fatto in una singola stagione penso sia stato 11-12, una roba del genere. Poi se aggiungiamo tutti i gol di tutte le competizioni, per dire l'anno scorso è arrivato a una ventina, che è un buon bottino. Ma non è un cecchino, non è attaccante ad area di rigore, e quindi un giocatore veloce che si sbatte, che si sacrifica, che lotta in quella posizione lì, largo a sinistra nel 4-2-3-1 con magari Chiesa a destra, andrebbe a bilanciare bene il centrocampo e andrebbe a garantire anche una fase difensiva di livello, che è lì la fase difensiva, la cosa principale su cui ora dovrà lavorare Allegri. Perché nelle prime partite l'abbiamo visto, vabbè, la prima partita, lasciamo stare discorso legato a Szczęsny, però l'abbiamo sottolineato, Szczęsny va a fare la prima cappella perché De Ligt comunque sbaglia i tempi di uscita, perché il centrocampo non fa filtro, perché Ramsey non segue l'uomo, e quindi c'è un macro errore della squadra oltre a quello di Szczęsny. Non guardiamo solo la fine, guardiamo come ci si è arrivati lì o in tante situazioni nelle quali comunque abbiamo rischiato di prendere gol. Quelle situazioni non devono concretizzarsi, e la Juventus sia con l'Empoli sia con l'Udinese ha fatto vedere per l'ennesima volta che a centrocampo ci sono delle lacune. E come sistemare queste lacune? Semplicemente mettendo i giocatori migliori che hai a centrocampo. Ne hai un paio? Bene, metti quei due lì. E sposta eventualmente Rabiot sulla sinistra o McKennie sulla destra, se non li vedi centrocampisti, o se possono darti qualcosa di più in una zona meno delicata come quella centrale del campo. Benissimo, Rabiot e Bentancur sono due giocatori che notoriamente non vanno vicino al centrale a prendere il pallone e dire «Ehi, sono qui, dalla me, non ti preoccupare, palla in banca». Quando arrivò Andrea Pirlo, lui me lo ricordo, Giorgio Chiellini, che aveva due roncole ancora peggiori rispetto a quelle che ha oggi, sbagliava veramente tutti i palloni in impostazione dal basso, tutte le volte che c'era Pirlo, Pirlo si abbassava, Chiellini abbassava Pirlo, erano affaracci di Pirlo, che aveva una capacità di gestione del pallone immensa, superlativa. E la Juventus riusciva a uscire dal basso perché, nonostante il difetto tecnico del suo centrale di sinistra, c'era un regista che si abbassava, andava a prendere il pallone e la gestiva lui.
cosa che Bentancur non fa mai, o se fa, l'abbiamo visto per dire col Porto, come poi è finita, e non solo col Porto, quello è il più eclatante, ma tante volte ci è successo vedere Bentancur. Io mi ricordo durante le live reaction su Twitch, mi tolgo le cuffie e vado via perché non ci credo, ma nemmeno Rabiot quante volte lo vediamo andare a prendere il pallone per poi gestirlo, amministrarlo, non ce l'ha nelle sue corde. Ramsey un po' l'ha fatto con Allegri, ma nemmeno lui è un regista, come non è un regista Arthur, come non è un regista Locatelli. Ma più vai su con il livello tecnico dei centrocampisti e più possibilità hai di gestire il pallone al meglio. Quindi questa è un po' l'idea che ho su Locatelli e su Dybala, giocatori tecnici, giocatori in grado di cambiare effettivamente la Juventus, che devono star bene sempre perché non abbiamo proprio tante controparti di quei giocatori lì, e nel caso poi devi aggiustare la squadra schierando una formazione un po' più fisica. Però questo è un po' il concetto, preparandoci a Napoli-Juve, che è il ritorno ufficiale della Serie A, dove dopo inizieremo a entrare in un trittico di partite tra Champions League, Napoli e Milan importante, si giocherà ogni 3 giorni, e metto le mani avanti dicendo che Locatelli, per quanto non sia un regista, secondo me è stato un acquisto giusto da parte della Juventus, perché qualcosina va a risolvere. Poi solo Locatelli non risolve niente, non risolve tutti i macro problemi della Juventus, ma inizia, va in quella direzione lì.